19, altra tappa, altro giro nei comuni iblei. Quest'oggi parliamo di Melilli e tutte le sue attrazioni inerenti al Natale. Festività 2019-2020, un percorso che porta tra le vie di questo paese alla riscoperta di antiche tradizioni e soprattutto tra gioia, fantasia e fede. Degli Iblei illuminata di una luce particolare, quella natalizia, è sempre festa in questo comune e soprattutto sempre accogliente, non soltanto per i propri cittadini ma per chiunque venga a trascorrere queste bellissime vacanze qui. Auguri Stefania, auguri a tutti, buone feste. Sì, ci ritroviamo di nuovo a Melilli a trascorrere il Natale, come ogni anno ormai è diventata tradizione, la pista di ghiaccio, il trenino, il presepe vivente, i presepi monumentali. Siamo qui alle porte della chiesa di San Sebastiano, sul Sagrato, alle mie spalle c'è l'albero delle luminarie. Non possiamo fare altro che rinnovare l'invito a tutti coloro che vogliono venire a Melilli. È chiaro che Melilli offre tutto gratuitamente, diamo la pista di ghiaccio, l'ingresso nelle attrazioni principali, al presepe vivente, al presepe monumentale, è tutto gratuito, anche l'utilizzo del trenino. Quindi non possiamo fare altro che rinvitare nuovamente le persone che vengono da fuori e dire che Melilli è la terrazza degli Iblei. Hai esordito in un modo che mi è nettamente piaciuto, quindi ti ringrazio, ringrazio voi e venite a visitare Melilli. Sindaco Carta, questi sono momenti di riflessione, sono anche momenti in cui un primo cittadino manda i propri auguri ma soprattutto il proprio messaggio di speranza alla cittadinanza tutta. Sai, Melilli ha trascorso un 2019 che per un certo senso è bene ricordarlo, per un altro senso è bene dimenticarlo. Melilli ha tante possibilità per cambiare passo, appunto per questo siamo qui e stiamo discutendo che forse solo con l'unione, mettendo da parte la cattiveria, si può passare da una fase di stallo a una fase di investimenti, di propositività, voglio dire, sotto l'aspetto sociale. Quindi nel ringraziare tutti gli attori principali che hanno collaborato, perché Melilli ancora una volta dimostra di essere punta di diamante sul panorama provinciale, non posso che ricordare a tutti che forse solo con l'unione, con la pazienza e con uno spirito di familiarità e quindi di ulteriore convergenza verso un unico obiettivo, è quello che è la pace. Benvenuti a tutti, benedico Signore questo presepe vivente, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Viva Gesù Bambino! Il sindaco vi dà il benvenuto. Sì, scusate a tutti, apriamo subito, benvenuti a Melilli, terrazza degli Iblei, vi auguro a tutti buon anno, il Natale spero sia stato per tutti trascorso in famiglia, in pace e in serenità, auguri di buon anno, stiamo per aprire il presepe, grazie. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it. Sono passati oltre 2000 anni, ma il significato rimane sempre integro. Sì, in effetti stiamo celebrando, rivivendo il presepe, ripercorrendo le strade di Betlem. Quindi stiamo andando indietro di 2000 anni fa,
presepe che, come ci ha ricordato Papa Francesco nell'ultima lettera apostolica ad Mirabile Signum, è stato riportato qui in Italia nel 1223 da frate Francesco, che ha voluto visitare i luoghi dove veramente Gesù è nato e ha cercato di capire, Francesco, in contrasto con la teocrazia del Medioevo, di un Cristo re, quasi imperatore, ha cercato di capire che invece Gesù Cristo onnipotente invece ha preso le sembianze della fragilità, della povertà, dell'umiltà ed è stato deposto in una mangiatoia. Dinanzi al Natale altro non ci rimane che fermarci un istante a pensare, a meditare, a riflettere. È quello che la Chiesa da secoli canta: venite adoremus, venite adoriamo. L'adorazione non è semplicemente un atto contemplativo di Dio, dell'infinitamente assoluto che è Dio, ma diventa anche una meditazione sul mistero della nostra vita. Passio Christi, diceva Benedetto XVI, passio hominis, sulla passione, i patimenti di Gesù Cristo e i patimenti dell'umanità, e Cristo ci porta ad essere solidale, vicino ad ogni uomo. Proprio per questo Papa Francesco quest'anno nell'Admirabile Signum dice che Gesù viene per tutti e ci invita a guardare il presepe, dove nel presepe ci sono tutte le arti e i mestieri di questo mondo. Prima andarono i pastori, dopo i pastori ci sono tutti gli altri. Ogni mestiere è degno di essere vissuto, ogni mestiere fatto bene, dice Papa Francesco, crea il paradiso qui in questa terra e rende bella la vita. Quindi Gesù Cristo è venuto per rivalorizzare quello che noi viviamo, perché possiamo farlo con coscienza e con correttezza. Vivere il Natale non significa fare chissà quali cose o cose straordinarie, oppure l'emozione di un momento, come fanno alcuni per Natale, un gesto, direi, di carità o qualcosa, un'elemosina straordinaria. Il Natale è tutti i giorni, vivendo bene il compito che il Signore ci ha assegnato e affidato nella Chiesa e nella società. Quindi sicuramente il Natale è un segno veramente grande da leggere, da interpretare, da rivivere ai nostri giorni. Per noi che siamo francescani, il Natale diventa ciò che Francesco ha più amato, non vorrei essere lungo nella mia predica, e ciò che di Cristo Francesco ci ha fatto riscoprire è stata la povertà. Gesù Cristo è povero, non abbiate vergogna di essere in mezzo agli ultimi, quelli che sono disprezzati, quelli che sono umiliati, quelli che sono scartati ed emarginati. E quindi la povertà che si lega all'altra virtù francescana, che è quella della umiltà. Gesù Cristo è povero, Gesù Cristo è umile. Questa per me è la grande ricchezza del presepe e del presepe francescano che Francesco ci ha voluto, direi, tramandare. Non soltanto la regola, perché il Papa ha rievocato la regola che Francesco ha ricevuto, approvata da Papa Onorio III il 19 novembre del 1223, ma assieme alla regola Francesco ci ha lasciato delle devozioni, delle tradizioni che sono veramente un segno che parla e che ci interpella anche ai nostri giorni. Che il Natale sia non soltanto un vissuto esteriormente, ma che ci riporti all'interno dell'animo di Gesù, al cuore di Gesù, che alla fine si riduce in una sola parola: amore e misericordia. Allora, ci troviamo con una rappresentanza del gruppo Presepe Vivente, Nicola, Angelo e Gregorio, che stanno gestendo questa entrata, direi a dir poco, spaventosamente bella. Ogni anno è sempre così, ma fortunatamente arriveremo sempre al dunque, perché ce la facciamo. Quanti biglietti ci sono in circolo? Fino adesso un 2003-2005 siamo arrivati. E quanto pensate, cioè, alla fine del periodo natalizio, quanti visitatori vengono in questo presepe? Alla fine più di 20.000 visitatori vengono all'anno.
in tutte le 5 giornate che facciamo il presepe. Vogliamo ricordare quali sono le giornate del presepe? 26, 28, 1, 4 e 6 gennaio. Modica del settore turismo e spettacoli qui del Comune di Melilli, diamo uno sguardo a quello che è il calendario di quest'anno. Ma quest'anno ci sono degli appuntamenti che sono ormai eventi tradizionali che ogni anno si ripetono, dove si cerca chiaramente di migliorare e qualche cosa, sempre qualcosa in più si cerca di proporre alle tantissime persone che ci vengono a trovare in questo periodo. Quindi dal presepe vivente che già conoscete, che avete già sicuramente osservato e documentato, poi ci sono i presepi, c'è il presepe artistico nella Basilica di San Sebastiano, c'è il presepe monumentale qui nel Collegio di Maria accanto alla Chiesa Madre. E poi ci sono le varie manifestazioni, a parte la pista di ghiaccio che per il terzo anno consecutivo è presente in piazza San Sebastiano, che tutti i giorni aprirà i battenti dalle 16:30 in poi fino alle 22 circa, e alcuni giorni, i giorni del presepe per esempio, sarà aperta anche di mattina. Poi c'è il trenino turistico che porta le persone che riescono a prenotarsi, perché c'è un grande afflusso, a volte un pochettino anche un po' difficoltoso, da San Sebastiano li porta su vicino al presepe vivente. Ci sono i mercatini natalizi davanti al Palazzo Comunale e poi ci sono delle manifestazioni tipo concertini nelle chiese, ci sono vari tombolone, ci sono saggi di Natale, insomma tutte attrazioni che possono in qualche modo, sono spettacoli teatrali all'auditorium e anche nelle frazioni di Villa Smundo, attrazioni, dicevo, che possono un pochettino attirare l'attenzione di coloro i quali in questo periodo vengono a trovarci dai paesi limitrofi, anche, e qualcuno viene anche da un po' più lontano. Programma aggiornamento inserito sui social, vogliamo dire qual è la pagina ufficiale del Comune? È comunedimelilli.it, è Melilli Informa. E là si troverà sempre il programma, ma comunque ci sono anche dei passaggi nella radio, su FM Italia, ci sono delle brochure in giro che oggi le persone sicuramente avranno trovato nelle varie location dei mercatini natalizi. In qualche modo, poi con tutta questa gente c'è anche un importante passaparola che sicuramente vale più di ogni altro. Funzionerà molto, molto proficuo. Servizi tutti gratuiti, il Comune come ogni anno mi sembra che dia sotto questo punto massima disponibilità. Sì, i servizi sono tutti gratuiti, parliamo di pista di ghiaccio, trenino, alcuni chiedono ma quanto si paga, sono tutti quanti offerti dal Comune, quindi servizi gratuiti, e si cerca sempre, dicevo, sicuramente ci sono sempre dei punti in cui bisogna migliorare, però diciamo che siamo arrivati ad un livello anche qualitativo abbastanza soddisfacente.